Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Come vedete ho davanti a me la mia Kyosho MP10e. Quindi ragazzi, questa settimana parliamo di categoria elettrico, che è una cosa che non accade spesso su questo canale. Quindi approfittiamone subito e di cosa parliamo? Parliamo di come scelgo il rapporto finale, quindi il pignone e la corona sulla mia macchina brushless. Andiamo! Prima di addentrarmi nel processo che utilizzo per scegliere il rapporto corona e pignone della mia macchina brushless, voglio farvi alcune premesse. Prima fra tutti, ragazzi, vi siete iscritti al canale? Se non l'avete fatto, per favore iscrivetevi. Per me è una cosa importantissima, ormai lo dico da diversi video, e se vi siete già iscritti e volete fare ancora di più, iscrivetevi alla Masterclass. Ragazzi, voglio ringraziare personalmente tutti coloro che si sono iscritti fino ad oggi, che sono veramente tanti rispetto a quelli che mi ero immaginato, ma come dire, mai accontentarsi, potremmo essere molti di più, quindi ragazzi, iscrivetevi alla Masterclass. Se non sapete che cos'è la masterclass, se non sapete come fare a iscrivervi e se non sapete neanche di cosa sto parlando, vi metto come al solito in alto a destra un link che vi porterà al video di spiegazione della mia masterclass. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi. Detto questo, passiamo subito al vivo del video. Innanzitutto bisogna differenziare quello che è la rapportatura nella macchina elettrica rispetto a quello che accade nella macchina nitro. Per chi possiede entrambe le auto saprà che nella macchina nitro nel 90% dei casi si va con la 13 o con la 14, quindi pignone di 13 o di 14, e si gioca un po' con i denti della corona, essendo che Kyosho offre la 45, la 46, la 47 e la 48 denti, quindi ben 4 tipologie di corone. Si va a giocare con questi due parametri, ma comunque i pignoni della campana della frizione che utilizziamo sono soltanto due. Nell'elettrico, invece, ragazzi, ce ne sono tantissimi ed è molto, molto importante averli praticamente tutti. Perché? Perché il rapporto finale nella categoria brushless dipende tantissimo dal motore che state utilizzando. Quindi, sapete che i motori brushless ormai sono consuetudine, sono il 100% di quello che viene venduto con queste macchine, sia che sia un'auto da competizione, sia che sia un'auto da divertimento. Saprete che vengano denominati con lo spiraggio, quindi troverete i 6,5, i 7,5, eccetera, eccetera, oppure con i KW più comunemente. Cosa vuol dire quando leggiamo 1900 kW sul nostro motore? Vuol dire che ogni volts che forniamo a quel motore, lui farà 1900 giri. Quindi noi sappiamo che le nostre macchine sono canonicamente alimentate a 14,8 volts, perché hanno le 4S, quindi due batterie da 7,4, quindi quattro celle da 3,7. Risulterà quindi che il nostro motore 1900 kW alimentato a 14,8 volts farà 28.000 giri e qualcosa, 28.120 per la precisione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che più alziamo i KW del motore e più avremo giri motore, ma diminuirà la coppia. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che lasciando i 14,8 volts come standard, perché sono appunto le nostre batterie quando andiamo a 4S, avremo che un motore da 2200 fa molti più giri rispetto a un motore da 1900 kW. Cosa vuol dire questo? Un motore più ha i KW alti e più ha giri motore, quindi regime alto e minor potenza. Quindi capirete che con un motore con KW molto alti dovrò usare un rapporto più corto. Con un motore con KW molto bassi dovrò usare un rapporto più lungo. Quindi ad esempio Castle Creation, che è la marca con la quale corro io e il marchio che mi sponsorizza ormai da diversi anni, ha tre motori in produzione per la scala 1.8, il 1800,
il 2200 e il 2650. Va da sé che il 2650, che chiaramente è totalmente inutilizzabile e inadatto per questo tipo di categoria, andrà con pignoni piccolissimi, un 12, un 11, perché avrà tantissimi giri e pochissima coppia. Mentre un motore come quello che uso io, il 1800 cassa corta, io sono arrivato a usarci addirittura un 17 denti. In che modo scelgo il pignone? So che se uso il motore 1800 andrò o col 16 o col 17. Se uso il motore 2002 andrò col 15 o col 16. Se uso il motore 2650 dovrò andare, che non lo uso mai, dovrò andare con l'11 o col 12 o col 13 al massimo. Ma come effettuo la scelta finale? Semplicemente provo la macchina 3-4 giri e successivamente mi fermo a prendere le temperature. Le temperature di cosa? Temperature del motore e temperature dell'ESC. Quali sono i range che devono rispettare queste temperature per accorgersi che il rapporto è sbagliato o è giusto? Il motore non dovrebbe mai superare i 90 gradi centigradi. Quindi mi raccomando, ragazzi, tenete d'occhio le temperature del motore, perché se si va sopra questa temperatura si rischia di fare danni. L'ESC invece non deve mai superare i 60 gradi. Se queste due temperature sono congrue, possiamo provare a salire di un dente di pignone, rifacendo altri tre giri e controllando ancora una volta le temperature. Se le temperature sono troppo alte, fermate la macchina, fatela raffreddare e diminuite un dente di pignone per poi riprovare. Chiaramente, ripeto per tutti che io sto parlando soltanto di pignoni, ma in realtà si può agire anche sulla corona. Se aumento i denti della corona, è come se accorciassi il rapporto, quindi avrò un rapporto più corto. Se invece diminuisco i denti della corona, avrò un rapporto più lungo. Quindi una corona di 45 a parità di pignone sarà più lunga di una corona di 48. Di quanto incide la dentatura sulla corona rispetto a quella sul pignone? Circa un terzo di dente. Un terzo di dente, quindi praticamente se io vado con 15,46 e metto 15,47, è come se avessi un 14,66 a parità di corona. Ok, ragazzi? Non so se mi sono spiegato, ma è abbastanza semplice il concetto. Con cosa prendo la temperatura? Molto semplice. Non importa avere termometri super tecnologici, super avanzati. Io ho questo che ce l'ho veramente dalla notte dei tempi e mi trovo benissimo. Non sarà super preciso, ma con uno scarto di 3-5 gradi già siamo nel range assoluto di controllo che di più non è richiesto, ecco. E cosa succede se vado col rapporto esageratamente corto? Direte voi, tutto a posto, preservo il mio motore, preservo la mia elettronica, tutto a posto. No, perché in realtà sto sfruttando troppo le batterie. Quindi vedrete le batterie che si gonfiano, sarete sempre full gas, i tempi sul giro non verranno fuori e quindi ragazzi dovrete obbligatoriamente salire di pignone. L'elettrico è una cosa molto semplice da usare, che ha pochissime regole, ma queste regole vanno seguite. Queste regole sono universali, quella sul pignone soprattutto. Quindi ragazzi, che abbiate un RTR motorizzata Castel oppure motorizzata Chioscio, motore base RTR o qualunque macchina voi abbiate, seguite queste linee guida e sicuramente non farete nessun danno. Io ragazzi spero che questo video vi sia rimasto utile. Se vi è piaciuto, lasciate un like e commentate dicendomi quali sono le vostre esperienze, se avete mai bruciato un regolatore o rovinato un motore. Se avete delle preferenze per quanto riguarda i motori, se 1800, 2000, 2002, 1900 o quello che state utilizzando. E ragazzi, ci vediamo il prossimo mercoledì. Ciao! Thank you.